Allora, ti vediamo di ricapitolare le simmetrie di una quadra che abbiamo trovato nelle volte scorse. Queste prime cose sono cose che abbiamo già fatto, però le rimettiamo a posto in qualche senso. Anzi, centri. Sono le soluzioni di bx uguale a meno b. Allora, la quadrica solida, la nostra q. I centri sono le soluzioni di questo sistema lineare. E sono centri di simmetria. Per Q. Vertici. Nel caso senza centro, sono le soluzioni di due condizioni che sono il sistema approssimato e l'appartenenza alla quadrica. Anche queste possono essere più di uno, come i centri. L'asse, non l'asse di simmetria, l'asse, nel caso senza centro, si chiama asse della quadrica, l'insieme delle soluzioni della prima equazione. Questi sono semplicemente nomi, allora questi due li sapevate già, questi sono i centri. Questi sono i vertici, questo è l'asse che è. Quindi i vertici cosa sono? Sono le intersezioni dell'asse con la quadrica. Poi, iperpiani di simmetria. Ora, se qui ci pensate un pochino, perché come l'abbiamo fatto, sono gli iperpiani perpendicolari agli autovettori. L'abbiamo fatto quando il centro o il vertice sta nell'origine. Ma se il centro o il vertice non stanno nell'origine, basta fare l'iperpiano perpendicolare all'autovettore che passa per il centro. Quindi avremo i due casi. Nel caso a centro, cosa sarà? Sarà così, se V è un autovettore di B e P0 è un centro, questa equazione qui, V scalare X uguale V scalare P0, è un iperpiano di simmetria di Q, cioè se riflettete Q in questo iperpiano lei rimane la stessa. Ed è l'iperpiano passante per P0 e perpendicolare a V.
Vedete che se mettete x uguale a P0 è un'identità, quindi passa per P0 e poi è perpendicolare a V perché la parte dei coefficienti è questa e i coefficienti sono quelli di V. Allora, nel caso senza centro, noi non siamo stati tanto a vedere gli iperpiani di simmetria, abbiamo detto, ma facciamo la stessa cosa del caso a centro, si semplifica uguale. Quello che viene fuori è questo. Vale quasi la stessa cosa. Ovviamente non avremo più il centro, avremo il vertice, o in generale un punto dell'asse. Ma dobbiamo mettere una condizione su V. Questa verrebbe fuori se uno facesse per bene, cioè se uno guardasse attentamente quello che abbiamo fatto nell'ora 49. Però, insomma, diciamo, se avete capito il caso a centro, questa è una variante. Se V è un autovettore di B con autovalore diverso da 0. E P0 appartiene all'asse. Allora, la stessa cosa. Qua ci mancava uno allora. Ok, è un iperpiano di simmetria di Q ed è l'iperpiano passante per P0 e perpendicolare a V. Nel caso senza centro, tutti gli iperpiani di simmetria contengono l'asse. Ora, se ci pensate, in due dimensioni la parabola, che è l'unico caso senza centro, non ha due rette di simmetria, ma ne ha una sola, che è quella ortogonale. Se y uguale x quadro, l'autovettore di autovalore non nullo è 1, 0, perché c'è solo x quadro, il suo ortogonale, che è l'asse y, è l'asse di simmetria. Ed è anche l'asse della parabola, perché è l'insieme delle soluzioni di quell'equazione che abbiamo scritto prima. Ora, qui vi ho dato la forma cartesiana, chiaramente se uno vi chiedesse la forma parametrica dell'iperpiano di simmetria la sapete trovare, no? Benissimo. Quindi questa è l'equazione di un iperpiano di simmetria, o anche questa, attenzione, che nel caso senza centro si fa solo per gli autovettori con autovalore diverso da 0, mentre qui si fa con tutti, anche con quelli uguali a 0, anche con quelli con autovalore nullo. Tutto chiaro? È una serie di ricette, fondamentalmente, che vengono fuori dalle cose che abbiamo fatto. Benissimo, adesso parliamo di alcune quadriche speciali, per esempio, anzi, le uniche che faremo praticamente, sfere e circonferenze, anzi, sfere e circonferenze in R3. Allora, una ipersfera in Rn di centro C0
anzi, scusate, P0 e raggio R è l'insieme delle x in Rn tali che la norma di x meno P0 è uguale a R. O se svolgete i conti ed elevate al quadrato, le x in Rn tali che questa potete scriverlo come norma quadro uguale R quadro, svolgete la norma al quadrato, cosa viene? Viene la norma di x al quadrato meno 2 il prodotto scalare tra x e P0, più norma di P0 al quadrato meno R al quadrato uguale a 0. Quindi è una quadrica con B uguale identità, B piccolo uguale meno P0 e beta uguale questa cosa qui. Osservazione. Una quadrica è una sfera se e solo se la sua B è uguale a un multiplo dell'identità. Perché potrei comunque moltiplicare tutta l'equazione per lambda. Su b piccolo non ho condizioni perché mi dà il centro. Su beta sì, perché io voglio che il raggio, che questo sia il quadrato di un numero. Quindi cosa voglio? Voglio che modulo di b al quadrato meno beta sia maggiore di 0. Perché? Perché avendo moltiplicato tutto per lambda, quello che voglio io è che 1 su lambda per modulo di b al quadrato meno beta sia maggiore di 0. Perché R quadro deve essere proprio questa quantità qui. Questo è quello che credo sappiate già fare con le che, insomma, abbiate imparato a fare con le circonferenze in geometria analitica del piano, no? Quando è che una conica è una circonferenza? Se cioè avete solo x quadro e y quadro e poi il centro è i coefficienti della x e della y divisi per meno 2 e il raggio è quella roba in cui prendete l'ultimo, ci sottraete, no? È questa formula qua. Identica. Vi torna? Del resto, se B è l'identità, e cosa non le torna? Allora faccio una domanda. Ma se non vi torna qualcosa, mi fate una domanda. Non avevo ancora imparato questo dopo 51 ore di lezione. Ditemi cosa non vi torna. Allora, scusatemi, prendete questa equazione qua. Potete fare tutte le isometrie che volete, voi potete fare tutte le isometrie che volete, ma questa roba qua, se qui B è l'identità, qui rimane l'identità, giusto? Perché
qualunque isometria facciate, cambiate la matrice per similitudine. Quindi l'unica cosa simile a i è i. L'unica cosa che può succedere è che moltiplichiate tutta l'equazione per lambda. D'accordo? E quindi invece di avere i, abbiate lambda i. Ora, questo è importante non solo per il primo punto, ma anche per quello dopo. Questa seconda parte, qualunque roba abbiate qua, vi darà il centro. E quindi non è che avete particolari condizioni su questo. Il punto però qual è? La vostra beta deve essere la differenza tra due quadrati. Ok? Uno dei due quadrati ve lo dà. Allora, facciamo il conto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che B sarà uguale a meno lambda P0 e che beta sarà uguale a lambda modulo di P0 al quadrato meno R al quadrato. Cioè, perché se è una sfera deve essere. Se è una quadrica, se io ho scritto una quadrica ed è una sfera, vuol dire che lei ha un centro e un raggio. E quindi che io posso scrivere la sua equazione in termini del centro e del raggio. Una volta che guardo la parte di secondo grado, mi accorgo se è proprio l'identità o se è lambda identità. Se è lambda identità, tengo conto che è tutto moltiplicato per lambda. Cosa vuol dire? Che qui c'è un lambda per e qui c'è un lambda per. Quindi la mia B dell'equazione vorrei che fosse meno lambda per il centro e la mia beta meno lambda per la roba di sopra. Ok, queste sono le due quantità le altre due uguaglianze che vorrei trovare per dire che è una sfera. Ora, questa uguaglianza qui, chi se ne frega? Ci dice solo il centro e qualunque P0 va bene come centro, non c'è limitazione sul centro della sfera. Prendiamo la seconda. Questo implica che 1 su lambda è diverso da 0, se no l'equazione non c'è. Questo implica che 1 su lambda sia uguale a questa roba qui. Giusto? Quant'è quella roba qui? Allora, P0 lo ricavo da B e quindi questo è. La norma di meno 1 su lambda B al quadrato meno R al quadrato. Cioè 1 su lambda quadro non è meno R al quadrato. Cosa vuol dire questo? Guardate l'inizio e la fine. Vuol dire che R al quadrato è uguale a 1 su lambda, ah, sono lambda quadro prima. Norma di B al quadrato meno 1 su lambda beta. Vi torna? Ok, vi torna l'uguaglianza? No, più di prima, non è quella di prima questa. Porca miseria. E b uguale meno lambda P0, cos'è P0? È b fratto meno lambda. P0, P0, da qui. Quindi cioè, voglio dire, adesso vi sto domandando se vi torna che io ho preso questo e l'ho portato. Prendete l'inizio e la fine, è un'uguaglianza, ho preso questo e l'ho portato di là, ho preso questo e l'ho portato di lì, cioè ho scambiato due termini in un'uguaglianza. Allora questo. E questo deve essere un quadrato. E come fa ad essere un quadrato? Deve essere positivo, perché di qualunque numero positivo posso fare radice quadrata. Quindi mi
serve che 1 su lambda quadro, modulo di b al quadrato, meno 1 su lambda beta sia maggiore di 0. Perché deve essere il quadrato del raggio. Ora, questo vi dà le sfere in R3, vi dà le circonferenze in R2, perché un'ipersfera in R2 è una circonferenza, vi dà le ipersfere in R4, in R5, sono sempre fatte così. Se lo fate in due coordinate vengono le circonferenze, in tre coordinate vengono le sfere e più su, chi lo sa. Ora, una circonferenza. Allora, diciamo, dato pi greco in Rn, un piano affine, dato, beh, non P0 però, perché dato C0 in pi greco, un punto è dato R maggiore di 0, la circonferenza in pi greco di centro C0 e raggio R è l'insieme dei punti x in Rn tali che x sta in pi greco e la distanza tra x e c0 è uguale a r. Ok? Questa è una circonferenza anche nello spazio, semplicemente sta su un piano. Ok? Cioè, per dare una circonferenza in più dimensioni, devo fissare un piano e farci sopra la circonferenza. C è, diciamo, C dentro pi greco è una circonferenza se e solo se esiste una sfera, insomma, un'ipersfera S tale che C è uguale a pi greco intersecato S. Quindi le circonferenze sono semplicemente sfere intersecate piani. Allora, vediamo un po', prendiamo una S, cioè l'insieme delle x in Rn, tali che x meno p0 è uguale a un certo R grande. La prendiamo e vabbè, prendiamo lei. Sia C0 la proiezione ortogonale di P0 su P greco. Allora C0 meno P0 ortogonale a P greco. Quindi se x appartiene a pi greco, la norma di x meno p0 al quadrato si scrive come la norma di x meno c0 al quadrato più la norma di c0 meno p0 al quadrato. Quindi, se x appartiene a pi greco a s, se x appartiene a pi greco a s, allora la questa vale r quadro, dall'altra parte questa vale a questa, e quindi x meno c0 è uguale a r quadro meno c0
C0 meno P0 al quadrato. Quindi pi greco intersecato S è la circonferenza in pi greco di centro C0, proiezione ortogonale di P0 su pi greco, e raggio R, radice quadrata di R quadro meno C0 meno P0 al quadrato, che se volete è la stessa cosa che dire R quadro meno la distanza tra P0 e pi greco al quadrato. Tutta questa cosa per dire che se intersecate una sfera con un piano viene una circonferenza. Però vi ho detto anche chi è il centro di quella circonferenza e chi è il raggio di quella circonferenza. Se vi turba, provate, anche se è un po' complicato, a fare un disegnino. Avete la vostra sfera e la tagliate con un piano. Ora, che succede? Parte nel fare un disegno più sensato. E la tagliate con un piano. Ora, che succede? Che qui avrete il centro della sfera proiettato questo è P0, questo qui è C0. Adesso, questo qui piccolo è, questo rosso è R, ma qui siamo sulla sfera e sul piano, quindi questo arancione è R grande e visto che è una proiezione ortogonale, quest'angolo è retto. E quindi vi viene esattamente la formula scritta prima. Del resto, avendo fatto la proiezione ortogonale, la distanza tra P0 e C0 è esattamente la distanza tra P0 e il piano pi greco. Se non vi torna questo, pensate un attimino al disegno in 3D, ma insomma dovrebbe prima o poi tornarvi. Comunque, questo è per capire, appunto, quando interseca una sfera con un piano, viene una circonferenza il cui centro è la proiezione del centro e il cui raggio è dato dal teorema di Pitagora. Benissimo, allora adesso passiamo a una costruzione invece superfici di rotazione. Una retta R che scrivo in forma parametrica. E una curva gamma che può essere un'altra retta, una circonferenza, una conica in R3, una curva scritta a caso in maniera parametrica, la superficie ottenuta ruotando gamma attorno ad R è l'insieme delle x in R3, l'insieme delle x in R3, tali che esiste qui in gamma per cui valgono queste condizioni. La distanza tra x e p, che è il punto dove passa la retta, è uguale alla distanza tra q e p, e
x meno q scalare v è 0. Cosa sto dicendo? Allora, questa è la sfera di centro P passante per Q e questo è il piano perpendicolare a R passante per Q. Voi avete il vostro asse di rotazione, avete la vostra curva, avete fissato un punto P. Allora, se voi intersecate queste due, intanto cosa succede? Che viene una circonferenza. Una circonferenza che ha come centro la proiezione di P sul piano, ma il piano è perpendicolare alla retta, quindi la proiezione di P sul piano è l'intersezione della retta col piano. Prendete un punto Q. X meno Q, sì. X meno Q, scarbo. Prendete un punto Q, fate il piano perpendicolare. Ora, chiaramente questo sarà il punto intersezione. E il vostro punto. Adesso cosa fate? Intersecando la sfera di centro P e raggio PQ con questo piano, ottenete una circonferenza che ha questo centro e passa per Q. Io ho tenuto una circonferenza fatta così. E lo fate e cercate le x. Quindi, se voi fissate Q, vi viene questa circonferenza. Visto che potete prendere qualunque Q in gamma, perché volete le x per cui c'è almeno una Q che fa questa cosa, vi vengono tutte queste circonferenze. Quindi viene questa. Vi viene questa. Quindi vi viene la superficie di rotazione. Vi torna come idea? Ora, questo non c'entra niente col fatto che siano rette, ma cosa si calcolano con gli integrali? Ma cosa? Non sto calcolando. Questo è un sistema. Ci sono tre condizioni, Q sta in gamma, questa retta e questo prodotto scalare, poi si fa il conto, si ricavano le. Ma gli integrali di che? Ma ha visto una derivata qua dentro lei? Ma il volume, chi se ne frega? Non so cosa abbiate in testa. Il volume di questa, a parte che si farebbe con Torricelli, ma comunque, facciamo due esempi facili. Consideriamo nel piano XY la curva gamma data da z uguale a 0 perché sta nel piano XY e x quadro meno y quadro uguale a 1. Allora, prima cosa, ruotiamo gamma attorno all'asse x, ovvero a R data da T per E1. S cosa sarà? Sono le X in R3 tali che, beh, sarebbe X meno P, ma P è 0, quindi X quadro uguale a un certo Q al quadrato. Poi x meno q scalare 1 fa 0 e poi le due condizioni, quindi q1 per q2, scusatemi, q1 al quadrato
meno Q2 al quadrato fa 1 e Q3 fa 0. Ora svolgiamo queste cose, questa cosa mi dice? Mi dice che x1 al quadrato più x2 al quadrato, beh scusate, vabbè, usiamo x, y e z, spero non vi confondiate tra x e x, ma insomma. Poi, beh, questa mi dice che x1 meno q1 fa 0, questa mi dice che q3 fa 0 e che q1 al quadrato meno q2 al quadrato fa 0. Io ho queste condizioni qua. L'idea è eliminare le q e trovare un'equazione solo in x, y e z, che sarà l'equazione della superficie di rotazione. Ora, come facciamo qui? Beh, Q3 è uguale a 0 e x1 uguale a Q1, quindi posso riscrivere tutto come x quadro più y quadro più z quadro uguale x quadro più Q2 al quadrato, e poi x quadro meno Q2 al quadrato uguale a 1, non è 0, è 1. Uguale a 1. Ora da quest'ultima ricavo Q2 al quadrato uguale a 1 uguale a x quadro meno 1. Sì. Sostituisco sopra e cosa mi viene fuori? Mi viene fuori x quadro più y quadro più z quadro uguale 2x quadro meno 1 o se preferite x quadro meno y quadro meno z quadro uguale a 1. Qui un'osservazione che magari da qui non vi è ovvia, ma segue da questi conti. È perché l'asse x. L'asse x come si scrive? 0 più t per e 1. Ruotare una curva del piano xy attorno all'asse x. Vuol dire fare la sostituzione al posto di y, mettere y quadro più z quadro. Ok? Se voi prendete una curva nel piano xy e la volete ruotare attorno all'asse x, dovete fare questo cambio qui. Da y ci mettete radice y quadro più z quadro. In questo caso c'era già y quadro e quindi, fortunatamente, non ci sono cose strane. Ora, come è fatto staggeggio? Beh, allora nel piano XY la mia curva è fatta così. Questo è x quadro meno y quadro uguale a 1. Quindi quando ruota attorno all'asse x cosa mi viene? Dunque, a parte mettere in orizzontale tutto quanto, ma vabbè, facciamo che questo è x, questo è y e questo è z, tanto è comunque sì, torna sempre con la regola della mano destra. Qui avrò il mio profilo e poi lo faccio ruotare. Che succede? Che viene fuori? Una cosa fatta così. Riuscite a immaginarvelo un pochino? La rotazione della stessa curva attorno all'asse Y, come
corrisponde a sostituire al posto di x, x quadro più z quadro. Perché facciamo lo stesso conto di prima, solo che cosa cambia? Cambia. L'unica cosa che cambia è che invece di e1 avete e2. Ok? Avendo e2, qui non vi viene x1 uguale a q1, ma x2 uguale a q2. È l'unica cosa che cambia. Ma geometricamente, se ruotate tra l'asse y, che succede? Beh, vi viene una figura di questo tipo. Dunque, fatemi facciamoci spazio. Quindi la x, la y, la z diventa la terza coordinata di qua. Io ho sempre la mia curva fatta così, viene fuori. Questo oggettino qua, e che equazione avrà? Avrà equazione x quadro più z quadro meno y quadro uguale a 1. Vedete? Guardateli tutti e due. Oh, ecco, perfetto. Questo invece è x quadro meno y quadro meno z quadro uguale a 1. Sono due quadriche. Qual è la differenza? La segnatura della matrice B. Questa segnatura 1, 2, 0, questa segnatura 2, 1, 0. Beta in entrambi i casi è meno 1. È il conto che abbiamo fatto sopra. Se lei qua non ci mette perché vale questa soluzione? Perché qualunque. La facciamo qua, va. Lei ha un sistema fatto così. X quadro più y quadro più z quadro uguale Q1 quadro più Q2 quadro più Q3 quadro. Poi, per esempio, a x meno Q1 uguale a 0, poi a Q3 uguale a 0 e poi a un'altra equazione, ok? Di qualunque curva, equazione in Q1 e Q2, di qualunque curva. Usiamo queste due. Cosa viene fuori? Viene fuori x quadro più y quadro più z quadro uguale x quadro più q2 quadro più 0, ovvero sia q2 quadro uguale y quadro più z quadro e q1 uguale a x. Se lei sostituisce queste due nella sua equazione, vede che è come prendere la seconda, che è la soluzione che ho detto prima, no? Cioè questa è q e q2 uguale. E perché è una curva nel piano XY, vi ho detto. A curva nel piano. Cioè, questa non è generale, è una curva nel piano XY. Sì, qua c'è un più o meno. Sono i più o meno che mi sono. Perché in realtà si fa sempre quando ci sono i quadrati, sennò diventa una cosa brutta. In generale no, è più complicato, va fatto il conto, lo farete anche un pochino forse, cioè non lo facciamo, ma esempio tipico, date R ed S rette in R3, determinare la superficie di rotazione ottenuta rotando R attorno ad S. E se sono incidenti viene un cono, se sono parallele viene un cilindro, se sono sghembe viene questa figura qui verde sopra. Questo è il motivo della sostituzione, vale sempre. Beh, vale quando ruotiamo una curva del piano XY attorno a uno dei due assi, o X o Y. Se ruotiamo una curva a caso attorno a una retta a caso, va usato tutto l'armamentario che abbiamo detto prima. Cioè, va scritto quel sistema lì e va cercato di eliminare le variabili Q.